Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Oggi hamburger cotto a bassa temperatura. Ecco come abbiamo fatto. Per questa preparazione abbiamo utilizzato un hamburger da 300 grammi con un'ottima percentuale di grassi al suo interno. È necessario che l'hamburger sia abbastanza grande perché questo procedimento dia il meglio di sé, quindi evitate hamburger al di sotto dei 200 grammi. Per prima cosa, condiamo il nostro hamburger a piacimento. Io ho utilizzato solamente sale rosa e pepe nero macinato sul momento. A questo punto, inseriamo la carne in una busta adatta alla cottura e la condizioniamo sottovuoto cercando di non schiacciarla troppo. La inseriamo nel bagno termostatico a 52 gradi per un'ora e mezza e infine la abbattiamo in abbattitore o in acqua e ghiaccio in attesa di consumarla. Al momento del servizio, dopo averla asciugata molto bene da entrambi i lati, la posizioniamo su una padella molto calda e la rosoliamo molto bene cercando di arrivare su tutta la superficie, rendendola molto croccante. Il procedimento di rosolatura riporterà l'hamburger alla giusta temperatura di servizio. Allora ragazzi, come avete potuto vedere il procedimento è abbastanza semplice, non ci sono passaggi particolari. Una delle accortezze che vi sottolineo è quella di cercare, se possibile, se la vostra macchina del sottovuoto ve lo permette, di evitare di schiacciare troppo l'hamburger quando lo mettete sottovuoto. Ad esempio nella mia macchina c'è la possibilità di scegliere la quantità di aria da togliere e quindi il procedimento che la macchina chiama gentile evita di schiacciare troppo l'hamburger. Questo perché la carne macinata ovviamente non ha la stessa struttura di una carne non macinata, di una carne intera, e quindi andandola a pressare troppo, alla fine il risultato è quello di mangiare un hamburger troppo duro, diciamo, e andiamo a vanificare tutto il resto del nostro procedimento. Quindi questo è un consiglio che vi do perché la prima volta che l'ho provato non ho avuto questa accortezza e la differenza c'è veramente, veramente tanta, nel senso che la prima volta che l'ho mangiato non mi era piaciuto. Dopo ho voluto riprovare scegliendo quest'altra metodologia di sottovuoto e in effetti il risultato cambia. Ovviamente l'altra volta, tra l'altro, non avevo usato questo tipo di hamburger, questo è un hamburger molto buono, quindi come sempre la materia prima fa la differenza, però sicuramente questa accortezza ve la voglio sottolineare come prima cosa.
La seconda cosa di cui vorrei parlare è la questione batteriologica. La carne macinata ha una possibile carica batterica molto più alta della carne non macinata, perché i batteri durante il procedimento di macinazione possono infiltrarsi anche all'interno della carne e non solo sullo strato esterno. Questo ovviamente dipende in primo luogo dalla metodologia utilizzata nello stabilimento di produzione, quindi bisogna che assolutamente vi riforniate da fornitori di cui vi potete fidare, e anche dal tempo in cui la carne sta nel range di temperatura a rischio. In questo caso, inserendo l'hamburger a 52 gradi nell'acqua già calda, ovviamente come sempre a 52 gradi, il tempo in cui l'hamburger permane a una temperatura critica è di circa 20-25 minuti, e quindi non è un tempo rilevante perché la proliferazione batterica abbia un effetto, diciamo, negativo e il rischio per la salute è veramente basso. Però ovviamente bisogna che facciate molta attenzione, soprattutto quando si parla di carne macinata. La carne può sembrare cruda alla vista, ma non lo è, cotta a 52 gradi per un'ora e mezza, quindi il risultato è un ottimo hamburger, perché la crosticina esterna, data dal fatto che la temperatura dell'hamburger quando l'abbiamo messo sulla padella era fredda, ha potuto rimanere più tempo sulla ghisa, si è creata un'ottima crosticina esterna molto croccante e molto saporita. L'interno ha avuto il tempo di scaldarsi a dovere per la temperatura di servizio, rimanendo comunque molto molto morbido, molto succoso e ovviamente molto saporito. Quindi il risultato è veramente ottimo, a noi è piaciuto molto e ve lo consiglio vivamente. Vi lascio nella descrizione del video il link nel quale potete vedere dove poter acquistare questi hamburger, questi in particolare, che sono molto buoni, molto bilanciati, fatti con carne di qualità, con il giusto apporto di grassi al loro interno, però ovviamente potete farlo con qualsiasi hamburger. Fatemi sapere se ci provate cosa ne pensate. Se non fate ancora parte di questa famiglia, iscrivetevi al canale per i prossimi video, e se vi è piaciuto questo, mettete mi piace, mi raccomando. Ci vediamo presto!